Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, vlog, barra chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video chiacchiericcio per parlare appunto con voi, sperando che il microfono questa volta si senta bene, perché l'altra volta ho trovato un po' un'anomalia, ovvero si sentiva, però si sentiva un po' a fruscio e non mi piaceva il video, quindi l'ho dovuto cancellare e rifarlo da capo. Lo so, una vergogna. E non va bene così, scusate se ho fatto sta faccia, ma stavo digerendo l'aranciata, la spremuta appena fatta da mia nonna. E quindi vabbè, cose non da dire, però le ho dette, vabbè, dettagli. Niente, non sto registrando bene il video e tutto quanto. Nulla, oggi non mi vado a truccare, tanto ormai sono bella truccata e tutto quanto. Però vi parlo un po' di tante cose, allora... questa settimana ho fatto poco e nulla, sono andata alla Maddalena, non so se ve l'ho detto, mi pare di sì, però non ho fatto compre, anzi la scorsa settimana sono andata a Maddalena e avete visto che ho fatto compre, però poi non l'ho utilizzati tutti, alcuni sì ma molti no, perché voglio vedere prima di tutto la reazione che può farmi sul prodotto, sulla mia pelle prodotto, e poi vedere se sono allergica o meno. E voi direte, se sei allergica testalo, provalo, se vedi che va male lo smetti subito, cioè lo allontani subito da te e non lo usi più. Appunto, avete ragione, dovrei fare un test di prova sul dorso della mano o qua o sul polso e vedere se mi va bene o meno. È vero, non è la stessa cosa qua sopra, qui come vedete qua, anziché metterlo direttamente sulla pelle, lo so, non è la stessa cosa, ma onde evitare qualche brutto impatto con i miei contorno occhi, preferisco metterlo qua per vedere se dà reazione allergica o meno. Ecco perché, perché già sono stata scottata anni fa da altri prodotti cosmetici inerente al make up. Se mi metto un prodotto che può far di nuovo, può ridarmi la stessa identica allergia, non mi sta bene, quindi preferisco evitare. Già c'era come si dice, un ingrediente non buono per me nel correttore di come dire, sì, di Ofidra. Il correttore di Ofidra non aveva un buon ingrediente, vabbè, c'è tanto come, non voglio dire miticone, come si chiama, intanto vabbè, una sostanza che non so come si chiama nella cosa, nel correttore, un silicone, ecco, come dire, una specie di silicone che a me non mi fa impazzire. Infatti il mio contorno occhi una volta mi sono trovata tutta qua bella, come si dice, bella gonfia, e non mi ha fatto piacere per niente. Infatti io evito prodotti che per me non mi fanno bene. E niente, quindi ragazze, oggi come sto? Sto bene, grazie a Dio sto bene, e sto riprendendo a scrivere qualche cosina anche per YouTube. Non scrivo sempre perché dopo un po', come si suol dire, mi stanco e non va più, però qualche cosa intanto la scrivo. Non ho qui alla mano l'agenda, perché tanto alcune cose rileggendole più volte le ho ben assorbite nel mio bel cervellino, e quindi qualcosa ve la posso anche dire, come si suol dire, a braccio. Quindi praticamente oggi sono uscita, non sono uscita per niente di casa, perché ieri ho fatto tardi, come avete visto dai miei occhiaie, perché sì, è vero, sono truccata, ma poco truccata, quindi è per quello che mi vedete poco truccata. Cioè, ho un po' di correttore, ma non ne ho messo abbastanza, perché raga, lo fa un po' respirare la pelle, anche se ti trucchi non fai respirare tanto la pelle, è vero. Ma però a me mi andava di, a me non si può dire, vabbè, non si dice, a me andava di truccarmi un po' per non sembrare un cadavere
un cadavere su YouTube. Quindi lasciamo stare, che è meglio. Non ho messo rossetto, non mi andava. Lo potrei anche mettere in diretta, ma vabbè. Non so neanche dove l'ho messo. Ho tutti i trucchi messi a posto, quindi no comment. Di com'è la situazione in camera mia. C'è un disordine, come dite voi, visivo, ma prima o poi lo sistemerò. Anzi, vorrei fare un video dove sistemo le mie cose. So che sarà un po' noiosetto, ma voi direte, e allora che lo fai fare se ti sembra noioso? No, per me non è noioso. Per me, scusate, ho toccato il microfono, scusate. Per me non è noioso, per me, ma per voi può essere noioso, ma a me diverte un sacco, un casino. Ok, vi stavo dicendo che vorrei fare un video di riorganizzazione delle mie cose, ma se poi diventa noioso, io cerco di evitare le parti noiose e sì, lo so che mi dite, fai sempre così e poi fai di testa tua. È vero, avete ragione, ma io non sono capace più di tanto di editare i video. Quando li edito riescono un po', no comment, però ci voglio provare a editare il video. Io provo a editarlo, poi se a voi non piace non è colpa mia, lo so, potrei fare di meglio, ma anche di meglio non ci riesco. Vabbè, no comment. Cosa dire in sostanza al video? Che avantieri ero andata a farmi una bella passeggiata intorno al porto di Palau, però poi sono tornata indietro perché ci sono dei punti di Palau che non vi ho ancora fatto vedere, che è tutto recintato perché stanno ricostruendo la strada, quindi oh mamma mia che macello che hanno combinato. Non so, ma coloro perché cavolo stanno facendo di nuovo la ricostruzione delle strade, ma vabbè. Fate boobies, come si suol dire. E niente, quindi no, Palau è bella, ma quando fanno delle, perdonate, delle stupidaggini, non ha senso rimettere, rifare e distruggere tutto quello che succede. Distruggere è brutto a dire, no, più che altro da, come si può dire, da, sì, hanno ritolto tutto quello che c'era hanno abbattuto la strada per rimetterla a nuovo, però secondo me non ha senso quello che hanno fatto, perché secondo me potevano sistemarla un po' meglio, invece vabbè. Perdonatemi un po' il francesismo, per me hanno fatto una gran cagata pazzesca. Stanno facendo una gran cagata pazzesca. Ma va bene così. Che ci vogliamo fare? Fanno loro quello che vogliono, io non ci posso fare niente. Vabbè. Come tutti noi qui a Palau, non possiamo farci niente. E nulla. Dunque, io tra poco voglio sistemare la mia camera, ma non so come fare, perché non è che, cioè, voglio sistemarla, ma in primis non so dove mettere il mio telefono, perché voglio farvi vedere tutto ciò che faccio. Boh. A meno che questa qua non la smonto, la ring light, oppure non lo so, o prendo, come si chiama, quella Gigino a tre piedi che ho di là. Eh sì, lo so, sempre l'aranciata che fa questo scherzo, vabbè. Comunque, sì, prendo il treppiedi e provo a mettervi da una parte. Non so se sistemarvi di qui o attorno alla stanza, cioè attorno. Devo che parte qui in camera mia, perché qui la luce è buia. Non è più come prima. Prima questa luce era bella aperta e luminosa. Adesso, con tanto utilizzarla, è diventata una cosa, un macello, buio, 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 questa finestra. No, la finestra, scusa, la finestra, oddio mio, cosa sto dicendo? La luce è diventata troppo buia. Quando vado per la finestra, vabbè, grazie al cielo, il sole si vede meglio da questa parte, perché il sole sta uscendo da questa parte, di là esce più dalla mia camera, vero? Il sole è più luminoso, mentre di là è più buia la stanza. Dove? In sala. Qualche giorno farò un tour di nuovo, riaggiornerò la mia camera, riaggiornerò il video della mia casa, facendovi vedere tutta la mia casa, ma però che sia più in ordine più tutto. Anzi, prima dovevo imbiancarla, perché non voglio dire cose, non è brutta, ma non è neanche tutta messa per bene. Dobbiamo risistemare le pareti, risistemare i mobili,
Quello, quell'altro ancora, vabbè, c'è un casino, ragazzi. Ecco perché faccio vedere poco e nulla della mia casa e della mia vita e del mio tutto, insomma, perché tutto è un macello a non finire. Non per quanto riguarda i rapporti sociali che ho, per quanto riguarda il fa da fare che abbiamo qui in casa, è una cosa impossibile. Quindi i rapporti familiari sono a posto, però le faccende che ci sono complicate, non credo di volerle condividere qua su YouTube, a meno che non scelga io di volerle condividere qua su YouTube. Niente. Oggi come sono stata? Allora, vi ribadisco, ritorniamo indietro. Stavo dormendo così bene stamattina che come ho messo le gocce, sono partite quasi le 9, quasi le 9 e mezza, che mi stavo guardando qualche video su YouTube mentre mi preparavo il caffè. Suonano le 10 e io ero ancora guardando video su YouTube, ma va bene. E poi cos'altro volevo dirvi? Ah, sì, che non ho fatto a tempo a guardare gli altri video vostri perché volevo già registrare oggi stesso un video, quindi eccomi qua a registrarlo. Non ho fatto a tempo a guardare gli altri vostri video perché non faccio tempo. Come dite voi, il tempo è prezioso, quindi non ce l'ho fatta a guardarvi altri, a guardarvi altri vostri, a guardarmi, aiuto, altri vostri video. E niente, così, questo è quanto. Cos'altro volevo dirvi? Ho fatto tardi perché? Perché se mi seguite su tutti gli altri social, Instagram, Facebook e chi ne ha più ne mette, vabbè, più Facebook e Instagram, perché io pubblico più là che non su TikTok. Sì, su TikTok pubblico meno, mentre su Instagram e Facebook di più. Mi sono accorta di questa cosa, chissà perché. Ho notato e ho constatato sta roba, ma vabbè. Perché ieri c'era la trasmissione, sì, trasmissione, ciao, la film, la soap, come la vogliamo cavolo chiamare, serie TV di Se poterti dirti, se po no, Se posso dirti addio, una cosa del genere. Comunque, un film su Canale 5 di Gabriel Garco, bellissima fiction, ve la consiglio se vi fa piacere ascoltarvela. Allora, ieri non so se alcuni se la sono vista, se la sono vista. Io me l'ho vista non tutta fino alla fine, ma quasi. Poi però sono cascata e non sono a profondo perché, ahimè, potete capirmi bene, ero stanca, quindi vabbè. Stasera però mi sono promessa che me la voglio rivedere la fiction di Gabriel Garco, quindi va bene così. Se potessi dirti, se potessi dirti addio, mi pare che si intitola, credo, non mi ricordo, ma pare che sì. Hanno fatto un sacco di pubblicità su Star Fiction e ce n'è un'altra sempre un'altra inoltrata alla Sicilia, non dico di cosa perché se no faccio troppo spoiler e non va bene con Vannina, sì, Vannina, esatto, con Vannina è una serie inoltrata alla Sicilia, non dico di cosa, ribadisco, perché se no vi faccio troppo, vi anticipo troppo di cosa si tratta. Vi dico solo che fa parte della Sicilia e lì c'è questo sostituto procuratore, una cosa del genere, un detective, una sorta di detective. Che vuole indagare sulla mafia, esattamente. Ecco, già vi ho spoilerato quasi tutto, ma vabbè, dettagli. E lì niente. Per farvi un po' di capire quante cose io su Canale 5 mi sto guardando. Sono una allucinante fan accanita di Canale 5. Perché? Perché mi piace. Oltretutto a guardarmi Barbara Palombelli, poi mi guardo pomeriggio 5, no, mattino 5, mattine, no, sì, pomeriggio 5 con Mirta. Mirta è bravissima, vabbè, ma anche Alberto Mattano e l'altro, che adoro tantissimo. Se vi interessa, se voi siete appassionati di Rai 1, io mi guardo sempre o Alberto Mattano, Mirta. Invece, inerente a tutti gli altri programmi, Canale 5 che mi guardo, Rete 4, Zuleia, ovvero Terramara. Terramara è bellissima, adoro.
Perché sì, di quell'attrice ho un ricordo di una persona che non vi dico qual è, però vabbè, non la dico perché è troppo personale cosa mi ricorda, però vabbè. E sì, quindi tutte queste fiction me le guardo perché per non stare sempre solo computer o smartphone. Preferisco anche focalizzarmi su quello che mi piace anche nella vita reale, ossia il televisore. Sì, non che la televisione faccia parte di tutti questi dispositivi, però quando guardo televisore mi godo di più sia mia nonna che anche la vita reale, ovvero guardarmi Canali 5, tipo, che ne so, tutte le soap opere turche e tedesche che ci siano. Vabbè, adesso quella tedesca la danno di mattina, chissà per quale cavolo di motivo. Boh, vabbè. Sto parlando di Tempesta Amore, ovviamente, ma vabbè, lasciamo stare che è meglio. chi si ricorda di Il Segreto? Io mi ricordo Il Segreto, Donna Francisca Montenegro. Che cosa bella! Lo so, molti diranno, ma quello è per vecchi. Lo so, è per vecchi, ma a me piaceva molto, sì. E nulla. Questo era tutto, ragazze. E io nel frattempo mi sto dedicando anche un po' a guardare tutte queste soap opere turche di Terramara. Non vi spoilerò nulla perché scommetto che anche voi ve la state guardando. Guardate anche se potessi dirti addio, e anche Vannina, perché Vannina è brava, è una brava attrice. Anzi, la guarda anche, la seguo anche sugli altri social ed è molto brava. Sì, mi piace. Anche se mi guardo Forum e tutti gli altri, però vabbè. Cos'altro che volevo guardarmi? Scusate, dirvi. Ah sì, oggi come profumo dopo la doccia, perché ovviamente amo farmi la skin care, sto diventando anche un amante della skin care, mi ho messo. Questo è? Ok, come si chiama? Lucia? Big Eyed? Boh, comunque, questo è il profumo che piace tanto a me, mi sta piacendo, ce n'è anche un altro che è lì dietro. Qui sono bella incasinata. Questi due profumi, a volte metto uno o metto l'altro. Questo qua è il dupe di Miss Dior e l'altro è quello che non ho la capacità di leggervi il nome perché è un nome talmente allucinante da leggere, allucinante nel senso difficile da leggere, non so se sia tedesco o che altro. E vabbè, Lucia, questo è il nome di Lucia sarebbe, perché questo qua. Questo nome, questo profumo sa, è buonissimo. Non so di cosa sa. Aspettate un attimo. Mamma mia. Ha un odore come. Avete per esempio gli odori di. Che ne so, di dopobarba o anche degli odoranti per macchina. Boh, sanno di quella profumazione là. Sono buoni per l'amor di Dio, anche quei odoranti da macchina, ma questo sa proprio da macchina, non so perché. Voglio essere più sincera e schietta con voi, però sa di macchina questo. O sono io che ho un naso un po' distorto per tante profumazioni che ho usato in questi giorni. Non avete idea di tutte le profumazioni di profumi che hanno usato, ma vabbè. Sì, ragazze, mi piace questo, buonissimo, ragazze. Ve lo consiglio, anzi, me l'ha omaggiato ovviamente con tanto affetto Rita Cosmetica. Ciao Rita, se mi vedi, eccomi qua. Questo è il tuo profumo, questo che con tutti gli altri mi hai inviato, con tutti i tuoi prodottini. Grazie mille di cuore. Così, grazie. E vi sta piacendo veramente tanto. Grazie ancora. Che la ribadisco, sono, sì, lo so, ripeto troppo, ma è la verità, ragazze. Ha una percezione di macchina, che ne so, boh, deodorante per la macchina, boh, vabbè, è nulla. Quindi questo invece è il dupe di Miss Dior. Ecco, Gemma, ciao Gemma, se vedi questo video, se mi stai ascoltando in qualsiasi momento, questo è il profumo che devi acquistare se ti interessa la fragranza, è del tipo. Sa di Miss Dior esattamente, è quasi il profumo identico, non proprio, ma quasi di Miss Dior. Buonissimo e fantastico. Già, non è stucchevole come certi profumi che hanno uso di solito, ma è un amore fotonico. Buonissimo,
Fantastico, eccellente. Mi piace, sì, molto molto buono, vedete? Vedi Gemma che buono. È anche bello come packaging. Sì. Questo dove l'ho acquistato in farmacia, molto buono. 1,90 euro, sì. Buono, buono, buono. E niente, bene ragazze. Ora io vi saluto perché vorrei fare un altro video sui prodotti finiti. Non so ancora quanto arriverò a fare questo video, però ci voglio provare. Un bacio e a presto. Ciao ragazze, like, commento e perché no, se vi va iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao!